Ecco, mi chiedo come avete cominciato a ragionare su questo argomento, su cui avete appena fatto un altro film. Esatto, allora, l'argomento del gatto in tangenziale è nato da un'esperienza personale. Ovvero, Riccardo, mio marito, il regista del film, ha una figlia, ha due figlie grandi, avute dal suo primo matrimonio, ne abbiamo un'altra insieme che è Lauretta, che è qui oggi, non so dove sia seduta. E la seconda, a un certo punto, è una ragazza che, insomma, Riccardo anche lui viene da un quartiere periferico di Roma, da una famiglia popolare, come me, però negli anni ha fatto questo lavoro, ha potuto vivere in modo più comodo. È una persona, come dire, che ha avuto la possibilità di formarsi in un pensiero critico, di avere una cultura e quindi di vivere, non una cultura sconfinata, ma insomma una che ha avuto la possibilità e tempo per pensare alla propria formazione. Dunque questo lo mette in vantaggio rispetto ad altri. E vive da borghese. La sua seconda figlia ha 14 anni, ha trovato un fidanzatino, e questo fidanzatino si chiama Marco, perché lo conosciamo, lo vediamo ancora, ed era di Bastoggi all'epoca. Riccardo, che ha sempre avuto pensieri, come dire, di uguaglianza, di accoglienza e di solidarietà con tutti, anche perché lui proviene da un posto, insomma, difficile, anche lui, da padre, ha pensato, beh, quello è un posto pericoloso, lei va da sola con l'autobus in quel luogo, io ho paura. E poi mi ha confessato, io sto avendo, cioè molto combattuto, sto discriminando un luogo e delle persone. Chissà come sarà questo ragazzo. Questo ragazzo si è rivelato naturalmente un ragazzo meraviglioso. Il luogo non era facile da raggiungere, a volte quel posto gli autobus fanno un altro giro, le persone scendono, fanno fare il giro sull'autobus, dell'autobus nel luogo e poi lo riprendono dopo. Questo è quello che ci hanno raccontato gli abitanti del posto, che sono felice di dirlo, cioè, hanno collaborato con noi, anche se non hanno vite facili, hanno collaborato con noi. E chiaramente sono, insomma, in due mesi sempre insieme con loro è nata una grande amicizia. Insomma, tornando alla storia, Riccardo ha avuto questa storia, si è fatto questo problema, ha detto io sono sincero quando penso che si debba dialogare, eppure sto pensando una cosa così orribile perché riguarda mia figlia, e quando, no, riguarda i tuoi figli. E da questo pensiero abbiamo cominciato a ragionare, abbiamo raccontato questa storia, abbiamo detto beh, allora bisogna incontrarsi, no? Per incontrarsi, perché poi lui ha conosciuto la famiglia, e la famiglia era molto, la famiglia di questo ragazzo era molto sospettosa nei confronti di Riccardo, perché il nostro figlio, perché loro sta frequentando questa ragazza che è borghese, perché? Come si sono conosciuti? Cioè anche loro erano molto. E quindi, insomma, alla fine invece naturalmente si sono conosciuti. Era, insomma, è andato tutto bene, loro non sono più fidanzati, non sono molto amici, però questo è servito a far conoscere, no? Delle due realtà diverse. E da lì siamo partiti per questa storia, due giovani ragazze, e poi Romeo e Giulietta, che si conoscono, si innamorano e non sono ancora avvelenati dalle sovrastrutture che poi ci danno, no? quando cresciamo, quando diventiamo adulti, per cui una cosa è meglio di un'altra, una persona è meglio di un'altra, un'etnia è meglio di un'altra, una frequentazione è meglio di un'altra. Quando sei giovane, quando sei piccolo, bambino, quando sei giovane, queste cose proprio non le pensi, è qualcosa che piano piano ti mettono in testa, te lo mettono in testa le persone che frequenti, magari non la tua famiglia, a volte anche la tua famiglia lì è gravissimo, te lo mette in testa, pensiamo in questo periodo, te lo mette in testa la propaganda, la televisione, i giornali, ciò che raccontano un clima d'odio e di intolleranza è qualcosa che tu puoi rifiutare fino a un certo punto, ma se hai gli strumenti, se sei giovane, tenero, è ancora molto, come dire, puro, tu incameri delle cose e poi da qualche parte restano lì. E per questo credo che sia molto dannoso legittimare l'odio sociale. Da questo